ragazzi, io sono Mattia e come ogni settimana ecco qua le tre notizie che abbiamo trovato per voi. La prima notizia di oggi parla di gite, ma gite un po' particolari. Infatti 24 studenti della scuola media di Leno, che si trova in provincia di Brescia, hanno rinunciato al proprio smartphone per 4 giorni e quindi hanno rinunciato anche a tutti i social per intraprendere una camminata di 60 km. Questi 60 km devono intraprenderli con uno zaino in spalla e in questi ultimi mesi si sono allenati per ridurre il peso di questo zaino da 10 a 7 kg. Voi lo fareste? Io ci dovrei pensare, ecco. A proposito di telefoni, lo sapete che il tempo medio dell'attenzione è di circa 47 secondi? Nel lontano 2012 una studiosa di nome Gloria Merck ha notato che tutte le persone passavano sul cellulare massimo 75 secondi prima di non cambiare applicazione o di fare qualche altra azione sul web. Oggi questo tempo è sceso da 75 secondi a 47 secondi. Quindi significa che se prima tra leggere un messaggio e guardare l'ultima storia di Instagram passavano 75 secondi, ora ne passano soltanto 47 secondi. Voi cosa ne pensate? Cambiamo argomento e parliamo di scuola, dato che il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha fatto visita alla prof che è stata accoltellata da un alunno di Abbiate Grasso. In questa occasione ha deciso di aumentare il numero di psicologi a scuola, dato che questi casi sono purtroppo sempre più frequenti. Insomma, insommino, da noi di Radio Immaginaria è tutto, queste erano le tre notizie della settimana, ciao!